Allora, lo studio di questa sera non avremo le diapositive, anche perché insomma sono tanti, tanti passi, tante cose e le devo anche articolare al momento. Per cui alcune cose ho scritto, alcuni passi ho scritto, ma sono più versi biblici, ma desidererei commentare assieme a voi questo, perché ciò di cui parliamo stasera ne abbiamo già parlato tante altre volte, però comunque questo argomento conserva sempre un poco qualche indipendenza dottrinale, qualche convinzione personale, qualche, insomma, tante cose, forse è meglio anche non dire neanche. Sto parlando del ritorno di Gesù. Sto parlando del ritorno di Gesù. E un fatto questo molto controverso, discusso, sia dalle varie interpretazioni, dalle varie scuole, potremmo dire, e sia dalle varie convinzioni extrascritturali. Che cosa sono le cose extrascritturali? Le profezie o le rivelazioni personali. Per cui c'è qualcuno che potrà dire: io credo in questo modo perché ho sentito, perché ho studiato, perché ho visto, perché ho calcolato, perché ho capito, perché ho ricevuto, perché è stato profetizzato. Tutte queste cose, attenzione, voglio anche dirvi che su queste cose dovete, come in tutte le altre cose, attenervi all'insegnamento che ricevete in chiesa, ma non perché lo faccio io, perché se avete notato gli insegnamenti che facciamo in chiesa sono pieni di passi biblici e non tanto di commento personale, per cui anche stasera noi leggeremo dei passi biblici e poi assieme noi considereremo, faremo delle considerazioni, arriveremo delle conclusioni in comune. Perciò vi chiedo di essere molto attenti, di essere molto cauti quando sentite, insomma, su questo argomento le varie interpretazioni, i vari pensieri, perché ripeto, insomma, su questa cosa bisogna stare attenti. Iniziamo da questo, fino al 1830 c'era solo una corrente di pensiero per quanto riguarda il ritorno di Gesù. Poi c'è stata una profezia di una donna chiamata Margaret MacDonald, la quale disse, lei veniva da alcuni insegnamenti di un predicatore un po' strano, che a un certo punto disse che in Gesù c'era anche la natura di peccato, e questo poi lo fece decadere dalla considerazione delle persone, ma questa donna comunque profetizzò che il ritorno di Gesù sarebbe stato un ritorno che avrebbe avviato a quella che si chiama la dispensazione, cioè nel senso che la Chiesa avrebbe evitato tutti i problemi che ci saranno sulla terra e che la Chiesa non avrebbe subito persecuzioni, tribolazioni, ma l'intervento di Gesù sarebbe stato quello di prendere la Chiesa prima, e in genere è stato attribuito 7 anni agli anni seguenti a questo evento, e dopo questi 7 anni, insomma, poi sarebbe stato il ritorno di Gesù. Quindi è stato diviso quello che Gesù chiama il suo ritorno, quello che egli ha profetizzato, annunciato: io vado a prepararvi un luogo, poi tornerò, ha detto il Signore. Quindi il ritorno di Gesù è un fatto del quale nessuno mette in discussione. Il problema è i modi, i tempi, i periodi, le fasi. Questo è quello che viene invece discusso. Allora noi dobbiamo vedere, con l'aiuto della parola di Dio, perché nessuno può calcolare il ritorno di Gesù, la data esatta, e ogni volta che è successo questo, chi ha fatto questo ha sempre dato avvio a una setta, perché tutto quello che è extrascritturale è settario. Tutto quello che è extrascritturale è settario. La setta ha bisogno almeno di due componenti. Come si riconosce la setta? Uno usa uno strumento basico, che invece di essere la parola di Dio, una fonte alternativa. Secondo, ha dei capi umani, delle persone, o un capo o dei capi. Faccio un esempio: tutto quello che è falso in giro. Quando Joseph Smith ha iniziato la rivelazione dei sette suggelli dando vita alla Chiesa degli ultimi giorni, cioè i mormoni,
Lui ha avuto una visione, una profezia, e così lui è quello che è il fondatore, e soprattutto lui è colui che ha scritto la rivelazione, il libro di Mormon. Poi sono stati William Marion Branham, il quale anche lui ha avuto visione, ha scritto la rivelazione dei sette sigilli, e anche questo ha scritto delle cose così strane e così particolari, iniziando dal peccato originale, che è stato un accoppiamento tra il diavolo e Eva, insomma, quindi delle cose extrascritturali. Ma quello che vediamo, c'è sempre un capo e una fonte che non è la parola di Dio. La stessa chiesa grossa, la chiesa grossa, c'ha un capo umano e c'ha un libro che si chiama La Sacra Tradizione, che va contro quello che è la parola di Dio. Testimoni di Geova, Magnifici Sette, che stanno a Brooklyn, più Come vivere sulla terra paradisiaca o altre rivelazioni che sono state, le interpretazioni, tutti i libri extrascritturali. Ora, io non vi dico di diffidare dei libri, ma vi dico di stare attenti, di leggere i libri soltanto quando ci sta una piena consapevolezza della parola di Dio, quando noi abbiamo un contesto strutturale che ci permette di avere un discernimento per guardare i vari libri. Io leggo libri che sono contrari a quello che credo, ma solo per vedere e per convincermi ancora di più che la parola di Dio va a confutare tutto questo. Ma questo ci deve aiutare a capire allora che in ogni cosa noi dobbiamo fare riferimento alla scrittura. Non credete a qualsiasi cosa che vi viene detto che voi non avete capito tramite scrittura. Quando Paolo è andato a predicare a Berea, ricordate, Paolo disse, cioè, questi credenti sono nobili. Perché erano nobili? Perché Paolo predicava, lo diceva, aspetta un attimo, prende la scrittura, sì, effettivamente le cose stanno così. Vedete, quando noi siamo fondati sulla scrittura, siamo irremovibili, siamo saldi. Quando siamo fondati sull'espressione emotiva di qualcuno o su quello che qualcuno ci ha insegnato, se qualcuno ci fa la domanda non sappiamo neanche rispondere. E mi è capitato a volte di chiedere a persone che pensano delle cose così strane di dire, ma dove sta scritto? Cioè, non lo so, ma so che è così. Cioè, questo non va bene. Qualcuno a sproposito usa il passo della scrittura del cieco che fu guarito dal Signore, il quale disse, io non lo so, so solo che prima ci vedevo e non ci vedevo, adesso ci vedo. Ma poi il Signore incontrò ancora quel cieco, lo ha incontrato ancora, gli ha dato rivelazione, quel cieco è diventato un discepolo, non è che è diventato un ignorante della parola di Dio. Quindi se Dio ci ha dato la scrittura affinché noi la studiamo, se Dio ci ha dato la scrittura affinché noi la impariamo, quindi la scrittura non è un soprammobile, la scrittura non è una versione così giusto per avere un libro come è stato nel Medioevo, quando hanno fatto i codici miniati, dove chi aveva una Bibbia aveva un tesoro, proprio un tesoro economico, ma che nessuno leggeva. Erano fatti con l'oro, i caratteri erano incisi da artisti, da orafi, da persone di grande maestria, artigiani, artisti proprio, ma quello che c'era scritto dentro nessuno lo voleva sapere. Questo è il primo motivo. Il secondo motivo è che noi siamo impregnati di una convinzione che si è sviluppata sempre a seguito di questa dottrina, che è passata, quella che è importata nel mondo, questa è una denominazione particolare, la Chiesa dei Fratelli. La Chiesa dei Fratelli hanno diffuso questa teoria e siccome fra di loro ci sono anche degli eminenti teologi, loro sono quelli che hanno composto l'impianto dottrinale che è stato poi dato un po' a tutte le denominazioni. Per cui tutte le denominazioni hanno preso questa letteratura e l'hanno dato per scontato, per cui nei dizionari abbiamo letto di questo, perché i dizionari erano stati scritti proprio da persone della Chiesa dei Fratelli, persone che non hanno avuto neanche il battesimo nello Spirito Santo, e non ditemi che non significa niente, perché significa, significa chi ha ricevuto il battesimo dello Spirito Santo, significa, se no non saremo pentecostali convinti. Ma se abbiamo dato importanza a questo, sicuramente non diciamo io sono pentecostale, dico tutto quello che voglio, no, sempre con la parola di Dio. Ma se mettiamo le due cose, l'unzione del battesimo con la rivelazione scritturale, c'è quell'assortimento necessario per poter proseguire
nella comprensione. E quindi, mancando un certo tipo di letteratura, anche la Chiesa pentecostale iniziale ha preso tutto quello che già esisteva in giro, è stato formulato una dottrina così in fretta e furia per riempire un poco i libri di dottrina, che poi non è che ne abbiamo tanti in Italia, e si è diffuso quello che si chiama la dottrina della dispensazione, quello che credevano la Chiesa dei Fratelli abbiamo creduto anche noi, più che creduto, insomma, l'abbiamo trovato nei libri. Oggi nelle attuali biblioteche, dove ci stanno ad esempio dottrine della Bibbia o qualche altro libro, si parla della dispensazione come una verità biblica. In realtà ecco perché la Bibbia è più autorevole di qualsiasi commentario, di qualsiasi altro libro, noi dobbiamo trovare nella scrittura questo. Quindi atteniamoci alla parola del Signore, cominciamo a guardare qualche passo assieme in modo da poter comprendere un poco di più. In prima Tessalonicesi, al capitolo 4, leggiamo dal verso 16. Allora, prima Tessalonicesi, anzi se la leggiamo anche un po' prima, sali su per favore. Allora, dal verso 13 possiamo leggere. Dal verso 13, vedete lo scopo della scrittura e delle epistole, lo scopo della Bibbia, qual è? È quello che è scritto nel verso 13. Quali sono le prime parole del verso 13? Numero 1, fratelli, ma riguarda pure le sorelle. Che cosa dice l'Apostolo Paolo? Non vogliamo che siate nell'ignoranza. Allora noi dobbiamo capire che l'ignoranza non è un pregio, ma è un difetto, anzi è un peccato, perché Dio ci ha istruito per mezzo della sua parola. Vedete, la Bibbia è un tesoro inestimabile, che la chiave della rivelazione è stata data a noi, perché non è una chiave scientifica, ma è una chiave spirituale. La Bibbia si riceve per rivelazione. Padre, grazie che hai nascosto queste cose ai savi e intelligenti e le hai rivelate ai piccoli fanciulli, per cui non è un titolo, non è un'esperienza, non è una capacità, non è una perspicacia umana, un'elaborazione psicologica, ma è una rivelazione della grazia di Dio. Quindi chiunque può capire la parola di Dio. Fratelli, noi non vogliamo che siate nell'ignoranza. In questo caso specifico lui si riferisce ha un aspetto riguardo a quelli che dormono. I cristiani che muoiono, si dice che cosa fanno? Dormono, quindi non sono persone che non esistono più, ma dormono, non sono annichiliti, annientati, ma sono persone che dormono per quanto riguarda il corpo umano, ma non per quanto riguarda l'anima, perché l'anima non dorme. Qual è il motivo? Non pensate, non agite come il mondo, affinché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Verso 14 dice, infatti, se crediamo che Gesù morì e risuscitò, a questo punto introduce un secondo aspetto. Quindi il primo aspetto riguarda i cristiani che dormono, e dice che Gesù è risuscitato per essere il primo tra quelli che dovranno risuscitare, quindi noi risusciteremo. Sta parlando della resurrezione, crediamo pure che Dio per mezzo di Gesù ricondurrà con lui quelli che si sono addormentati. Poiché questo vi diciamo mediante la parola del Signore, mentre si parla di resurrezione, l'Apostolo Paolo introduce quello che è il nostro soggetto di questa sera. Quindi, mentre lui sta esponendo la dottrina della resurrezione, introduce anche la dottrina del ritorno del Signore. E le cose, come vediamo, sono contemporanee, sono cose contemporanee, non sono eventi separati. Perché questo? Perché vi diciamo, mediante la parola del Signore, che noi viventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati. Fermiamoci un attimo. La venuta del Signore è chiamata in tanti modi, uno dei modi che si dice rapimento, però noi intendiamo ritorno del Signore, è un'altra cosa, ritorno del Signore, la venuta del Signore.
E come vediamo qui, il Signore mette il suo ritorno contemporaneamente alla resurrezione dei corpi, alla resurrezione dei credenti soprattutto, e dice che noi saremo resuscitati. Come vedete, parla di persone viventi fino a quando? Noi viventi che saremo rimasti fino? Quindi non siamo andati via 7 anni prima, ma siamo rimasti fino al ritorno del Signore. In nessun posto della scrittura è scritto che la Chiesa sarà presa prima, 7 anni prima. In nessun punto la parola di Dio dice questo. Quello che vediamo qui è contemporaneo. Quando il Signore ritornerà ci sarà la resurrezione. E Paolo dice noi viventi che saremo rimasti fino alla venuta del Signore. Quindi la resurrezione avverrà quando? Quando tornerà il Signore. Quindi non è che i morti risusciteranno, perché vedete questa cosa è stata figurata nei film, nei quadri, molti hanno anche il quadro del rapimento, insomma tutti questi piccioni che volano, che vanno in cielo, è stata figurata in questi modi, che il chirurgo mentre sta operando se viene rapito e lascia la ferita aperta, il pilota viene rapito, è l'unico credente dell'aereo, per cui vanno tutti quanti sulle torri gemelle, anche queste. Tutti i bambini vengono presi, e il mondo si sveglia la mattina, non ci sono più bambini, milioni di persone sono scomparse dal mondo, e questo è un evento. Se fosse tutto questo reale, noi sapremmo il giorno e l'ora del ritorno del Signore, perché significa che è avvenuto oggi il rapimento, fra 7 anni avviene il ritorno. Come vedete, tutto questo degli abili autori, dei grandi registi hanno partecipato a dare questo tipo di impressione alle persone, ma nella letteratura e nella teologia pentecostale italiana uno che riconosciamo fra i più grandi del periodo iniziale, che era Roberto Bracco stesso, va in contrasto a tutto l'insegnamento della Chiesa evangelica del tempo, dicendo che il Signore ritorna dopo la grande tribolazione, per cui grazie a Dio ho trovato anche questa testimonianza, questo libro, che è confortevole poter avere per essere ancora, già la parola di Dio è sufficiente, ma essere anche incoraggiati da questi fratelli che sono giunti a queste conclusioni. Il verso 16 che cosa dice? Se questo è un evento segreto, figuratevi, il Signore fa di tutto per non rendere questo fatto silenzioso, perché qualcuno ha detto verrà come un ladro per quanto riguarda la cosa improvvisa, ma non per quanto riguarda il segreto del rapimento, perché il rapimento verrà come un ladro il momento, ma non quello che succederà quando avviene il rapimento, perché se no è un ladro maldestro, no? È un ladro che entra in casa, fa cadere le pendole, i piatti, insomma, e non penso che il Signore si riferisce a questo, perché il verso 16, guardate come descrive l'evento. Qualcuno può leggere il verso 16, per favore? Perché il Signore stesso, con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo. Allora, fermiamoci un attimo. Vediamo il ladro come agisce. Allora, innanzitutto, un ordine significa una voce imperiosa. Secondo, una voce d'arcangelo che annuncia questo, e la terza cosa, la tromba di Dio. Vediamo, immaginiamo se questa è una cosa in segreto. Un segreto con tutto questo rumore, che segreto è? Quindi quando il Signore ritornerà invece lo sapranno tutti. E questo non riguarda l'evento di 7 anni nel silenzio, perché dice invece il verso 17 che noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre con il Signore. Quindi si tratta dell'ultimo giorno, presi, rapiti significa proprio essere presi, ma non significa rimanere 7 anni prima, ma parla dell'ultimo giorno, presi per scendere col Signore e regnare sulla terra. Quindi l'evento della trasformazione è reale. L'evento del fatto che dei credenti saranno sollevati da terra e andranno a incontrare il Signore nell'aria è reale,
ma non nel fatto che questo avviene in silenzio e avviene 7 anni prima della grande tribolazione, ma avviene nello stesso giorno. Quindi nello stesso giorno saremo resuscitati, trasformati, portati nell'aria e scenderemo col Signore per regnare con Lui per 1000 anni. Tutto questo avviene nello stesso momento, perché prima della sorgenza al capitolo 5, se alziamo un poco, andiamo nel secondo, che poi è sempre lo stesso contesto, noi abbiamo diviso in capitoli. Quando poi ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva, però lo scrive. L'Apostolo Paolo dice: non avete bisogno che ve lo dica, ma ve lo dico. Perché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come viene un ladro nella notte. Però vedete, il 5 precede il 4, abbiamo visto la spiegazione. Succede che prima avverrà che ci sarà una convinzione. Il verso 3 che cos'è? La convinzione che si diffonderà nel mondo. Che cosa dirà il mondo? Pace e sicurezza. Come vedremo nella figura dell'Anticristo, l'Anticristo sarà l'uomo capace di mettere la pace nel Medio Oriente. Quello che mai è successo, farà fare pace a Israele con gli arabi. Una parte di Israele, ma non la vera Israele, perché la vera Israele comunque sarà perseguitata. Ma qualcuno accetterà questo. Oggi sapete, Israele, il governo israeliano è diviso in due fazioni: i falchi e le colombe. Le colombe sono sempre più liberali, cioè, si volatizzano. Però come vedete, anche quest'anno è stato di nuovo eletto il vecchio presidente, che è più fondamentalista, per cui la gente ha questa radice di appartenenza. Ma quello che verrà, che succederà, che quest'uomo metterà nel mondo una pace, sarà la pace romana. Sapete com'è la pace romana? O fate pace o vi ammazziamo. La Pax Romana si chiamava. O fate pace tutti i popoli o vi ammazziamo. Per cui ogni volta che c'era una rivoluzione ci stavano omicidi, ogni volta che c'era una guerra entravano e spegnevano le guerre attraverso la violenza, e così farà anche l'Anticristo e il sistema mondiale degli ultimi tempi. Il verso 4 dice: ma voi, fratelli, non siate nelle tenebre, così che quel giorno vi abbia a sorprendervi come un ladro. Quindi parla che noi dobbiamo stare attenti a questo, come vigilanza. Verso 6: non dormiamo dunque come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri. E quindi quello che vediamo, possiamo scendere anche dal verso 11, un po' più sotto. Perciò consolatevi a vicenda ed edificatevi gli uni gli altri, come d'altronde già fate. Quindi questa è una prima espressione, un primo inquadramento, proiezione, che ci fa capire come questi due eventi non sono né eventi separati, e soprattutto il rapimento, il momento del rapimento non avviene in un modo silenzioso, ma è un spettacolare. La Bibbia dice che ogni occhio lo vedrà, non ci sarà nessuna persona che non si accorgerà di questo, ma quello che avviene e avviene in quel momento. Per cui ripeto, tutte le supposizioni della dispensazione sono tutte fantasiose. Sotto un certo aspetto qualcuno ha detto: aiutate gli ebrei, perché Gesù dice: ma chi avrà dato un bicchiere d'acqua ai miei fratelli? E allora dice: se noi aiuteremo gli ebrei durante la grande tribolazione, così il Signore ci salverà. Ma vedete, se questo fosse possibile, significa che ci sono altri mezzi di salvezza, esclusi il sangue di Gesù. Per cui tutto quello che abbiamo rigettato è sul fondamento della Chiesa cristiana evangelica, che dice che noi non siamo salvati per le opere ma per mezzo della fede, tutto questo impianto crollerebbe e si ritornerebbe alla salvezza per mezzo delle opere, che aiuta un ebreo sarà poi salvato. Non è questo quello che la parola di Dio ci dice.
Ora, in Matteo capitolo 24, leggiamo dal verso 23. Allora, se qualcuno vi dice il Cristo è qui oppure è là, non lo credete, perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno grandi segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Ecco, ve l'ho predetto. Se dunque vi dicono eccolo è nel deserto, non v'andate. Eccolo è nelle stanze interne, non lo credete. Infatti, come il lampo esce da levante e si vede fino a ponente, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Quindi, come vediamo, il ritorno di Cristo non è territoriale, anche se lui ritornerà, poi metterà i piedi sul monte degli Ulivi, secondo la profezia di Zaccaria, però quando il Signore scenderà dal cielo sarà visibile a tutti. Non è possibile che il Signore tornerà nel segreto e qualcuno potrà dire sappiamo che è là o sappiamo che è là, perché Gesù stesso parla su questo, dice non credete se vi diranno una cosa del genere, perché egli prefigura la sua venuta e il suo ritorno. A che cosa lui lo paragona? A un lampo. Quindi quando c'è un lampo lo vedono tutti quanti, dice, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Ma dal verso 29 guardiamo, andiamo più subito dopo la tribolazione di quei giorni: il sole si oscurerà, la luna non darà più il suo splendore, le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno scrollate. E il verso 30 dice che solo dopo questi segni terribili, perché sono dei segni anche questi di portata mondiale, ne parlerà la televisione, internet, i giornali, sarà oggetto di paura, di sgomento in tutto il mondo, e quindi dopo questi segni globali, comunque il verso 30 dice e allora apparirà nel cielo il segno del figlio dell'uomo. E allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio e vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nuvole dal cielo con gran potenza e gloria. Quindi quello che vediamo è che quanti popoli della terra vedranno questo? Tutti. Quindi non è un fatto segreto, non è un fatto locale, non è un fatto bifase, ma avviene tutto nello stesso momento. Quello che troviamo ancora nella scrittura, se scendiamo, leggiamo anche dal verso, scendiamo un po' più sotto, al verso 36. Ma quando a quel giorno e quell'ora, quante persone lo sanno? Quindi ogni volta che noi troveremo una persona che dice io lo so, come dobbiamo paragonare questa persona? Se addirittura, guardate, questa cosa non la sanno gli angeli, addirittura Gesù riserva la sua natura umana la non conoscenza di questo episodio, come uomo, no, no, non come Dio, ma come uomo è scritto che neppure il figlio, ma il padre solo. Sapete cosa significa la parola solo? Allora, sa delle persone, dice, lo sa solo il padre e io. La scrittura non ammette nessuna possibilità, e tutto quello che si dice che noi possiamo capire i tempi, anzi la Bibbia ci dice osservare i tempi, di stare attenti, guardare le similitudini, guardare i segni, guardarci attorno, ma nessun uomo può fissare il giorno e l'ora. Vedete, Gesù è preciso, non è che dice il giorno o il periodo, ma il verso 36 che cosa dice? Quel giorno è quell'ora, perché su questo si insiste, sul giorno e sull'ora. Vedete, attraverso queste definizioni, molte sette hanno perso tanti credenti, poi la gente si dimentica e ci ricasca. I testimoni di Geova hanno fissato più volte
ritorno di Gesù, altre sette hanno, più volte hanno fissato il ritorno di Gesù, anche nell'anno 1000, quell'anno intriso di superstizione e di oscurità, si coniò il famoso slogan 1000 e non più 1000, per dire che non ci sarebbe stato un altro giorno. Anche il 2000, se vi ricordate, è stato un anno in cui qualcuno si è preoccupato. Poi finito il 2000, hanno iniziato con i Maya, arriverà qualche altra cosa, ma noi siamo chiamati comunque a capire, perché vedete, lo scopo di queste falsità è quello di farci perdere di vista la realtà e di far sminuire le profezie, perché siccome ci sono false profezie, la gente non pensa da più alla vera profezia. Per cui, siccome tante volte stanno indicando il Signore ritorna, il Signore ritorna, la Bibbia dice che verranno degli schernitori che diranno: e allora dove sta il Signore? Dove sta questo Gesù che deve tornare? Per cui tutto quello che è prodotto ed è provocato così, in modo così particolare, poi servirà a screditare quello che è il vero ritorno di Gesù. Per cui la gente non ci crederà più e dirà: vedi, anche un altro. E come avviene nei Maya e come avviene nel mondo, avviene pure nella Chiesa, che tanti vanno a fissare date e giorni, cosa pericolosissima per quello che crea nei credenti. Ci sono credenti di alcune chiese che hanno la certezza che questo avverrà. Io immagino il giorno in cui questo non avverrà, che cosa succederà a quei credenti? Che cosa avverrà a quelle persone? Se perderanno la fede, se perderanno proprio la fiducia nelle scritture, nella parola di Dio. E non è tanto il fatto che potranno rigettare un pastore, un falso pastore, o chi è un falso dottore, un dottore, ma quello che avverrà nei loro cuori. Che cosa avverrà quando si va a rigettare? Quel giorno quella cosa non avviene, che cosa avverrà invece nei loro cuori? Alcuni, come i testimoni dicevano, hanno cambiato un poco la cosa, hanno detto: vabbè, è sceso in modo spirituale, è tornato in un modo invisibile. E così purtroppo anche molti fanno quando si trovano davanti a delle situazioni. Però noi, quello che vediamo nella parola di Dio, ci deve far riflettere. Allora, quel giorno e quell'ora nessuno lo sa, solo il Padre. Ora qualcuno dice: ma il Signore dice che negli ultimi tempi la conoscenza aumenterà. Sì, ma non la conoscenza del ritorno di Gesù, perché non è possibile, non dell'ora e del giorno, ma la conoscenza sicuramente dell'interpretazione, di leggere i tempi, di capire che cosa sta avvenendo, capire. Sicuramente ci siamo avviati alla fine, in questi giorni. Una delle cose di cui più ci indicherà che siamo pronti per gli eventi finali sarà l'abolizione del contante. Per cui sempre di più, tutti i giorni in televisione si parla di questo, si parla di questo. In Svezia hanno fatto il collect mat, invece del bancomat il collect mat. Invece di passare i cassieri c'è un lettore di bancomat dove c'è il culto, e quando escono i credenti fanno la strisciata di quello che vogliono offrire. Per cui questi sono segni evidenti. L'intelligenza aumenta per capire. L'unificazione diabolica, si capisce questo, ricompattezza, la resurrezione dell'antica Europa, anche questo è uno dei segni della fine dei tempi, e tanti altri. Dio ci darà conoscenza per capire, ma non conoscenza nell'indicare il giorno e l'ora. Ma poi a che cosa servirebbe? A che cosa servirebbe questo? Se non il fatto che noi dobbiamo essere pronti. Se no, qualcuno potrebbe dire: sentite, siate pronti per il giorno 24 alle 15:30, mi raccomando. Sarebbe anche, che santificazione sarebbe questa? Che preparazione sarebbe questa? Vedete, il fatto è inesatto, è illogico, non ha buon senso, sia sotto l'aspetto scritturale, ma anche sotto l'aspetto umano. Se io sapessi precisamente il giorno in cui ritorna il Signore, sicuramente mi santificherei, ma la mia santificazione sarebbe veramente una santificazione di cuore, o sapere che domani mattina io ho un appuntamento col Signore? Penso che se ognuno di noi sapesse che ha 10 giorni di vita, vivrebbe in un modo diverso da come vive normalmente, e questi 10 giorni sarebbero 10 giorni di preghiera e digiuno. Ma sarebbe questa la vera salvezza, la vera santificazione, se non la paura dell'inferno? Ecco perché non servirebbe neanche a provocare quella che è la giusta consacrazione degli ultimi tempi. Il Signore si ama, noi amiamo
il ritorno del Signore. Noi chiamiamo questo la beata aspettazione, nel senso che è una cosa che vogliamo desiderare, ma non per le paure, ma perché dobbiamo amare il Signore. E poi sicuramente il mondo sarà così difficile per i cristiani che noi avremo il desiderio di andarcene. Sarà così difficile rimanere qui dove noi diremo: Maranata, vieni presto Signore. Adesso chi lo dice vieni presto Signore? Ma quando saranno i momenti così difficili e così doloroso vivere sulla terra, allora noi cominceremo a pregare con tutto il cuore e cominceremo a dire: vieni Signore, come l'Apocalisse descrive il punto finale. Qualcuno dice: vedi, anche qui in queste due figure ci sta l'espressione del rapimento, perché sia Noè che Lot sono stati salvati. Sì, ma non è che Noè è uscito 7 anni prima e poi è venuto a piovere. E non è che Lot è uscito 7 anni prima e poi Sodoma è stata così sepolta dal fuoco. Ma vediamo che nel giudizio questi sono scampati. Mentre avveniva il giudizio, avverrà come ai tempi di Noè. Si mangiava, si beveva, si prendeva moglie, si andava a marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca. Ma poi se ne sono resi conto tutti quanti, non è che era pioggia invisibile, non è che a un certo punto sono annegati e dicendo: dove stiamo annegando? Si vedeva, pioveva, l'acqua saliva, man mano saliva, quindi quel fatto è stato un fatto visibile a tutti, lo hanno sperimentato tutti e tutti quanti erano lì. Noè con la sua famiglia nel giudizio è stato preservato dal giudizio. L'ira di Dio non cade sulla Chiesa, ma cade sui figli ribelli. Ma questo che cosa significa? L'ira di Dio è il suo giudizio, è la sua punizione. Per cui una cosa è essere perseguitati dagli uomini e una cosa è essere perseguitati da Dio. Una cosa è ricevere il sigillo di Dio e una cosa è ricevere il sigillo della bestia. Per cui una cosa è ricevere la persecuzione da parte del diavolo e dell'anticristo e una cosa è ricevere invece quelle che sono le punizioni che Dio darà al mondo negli ultimi tempi. Per cui c'è una differenza, ci sono due modi di soffrire: soffrire a causa della tribolazione e soffrire a causa dei giudizi di Dio. Noè ha risparmiato il giudizio di Dio, Lot ha risparmiato il giudizio di Dio, ma anche qui vediamo che la sua famiglia è perita in Sodoma, la sua famiglia è stata distrutta, per cui ha pagato amaramente tutto questo. E allora queste due figure non sono figure del rapimento dispensazionalista, ma sono figure di persone che, avendo santificato la loro vita, avendo obbedito al Signore, nel giudizio, quando il giudizio è avvenuto, loro si sono salvati. Si sono salvati fisicamente. Ora, seconda Pietro capitolo 3, anche qui vediamo che non è un fatto così misterioso e nascosto. Dal verso 10, secondo Pietro 3, verso 10. Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Allora vedete anche qui, se questo è un fatto silenzioso, se è un fatto episodico, perché che cosa succede? Il giorno del Signore, abbiamo visto, la Bibbia non parla di due giorni del Signore, ma ha fatto capire e ha messo in contemporanea che la venuta del Signore e il giorno del Signore è la stessa cosa. Per cui quando il Signore tornerà, egli tornerà come? Come un ladro, abbiamo visto un'altra volta. Ma che cosa avviene? In quel giorno i cieli passeranno come stridendo. Non è che improvvisamente, ma è cambiato il tempo. No, ci sarà proprio un rumore, stridendo proprio nuovi cieli che dovranno sostituire questi. Gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in esse saranno bruciate. Attenzione, qui non è ancora quella che è la Gerusalemme celeste, ma è una rigenerazione, una purificazione, per cui tutto viene bruciato dal fuoco, ma poi dopo di questo la creazione viene rigenerata, per cui ci saranno i famosi 1000 anni di pace, dove è scritta la parola di Dio, la creazione aspetta con impazienza la manifestazione dei figli di Dio, significa
che non ci saranno più le spine, non ci saranno più cose maledette, non ci sarà più cannibalismo fra gli animali, nel senso che uno uccide l'altro, ma è scritto che il lupo e l'agnello potranno stare assieme, per cui non ci sarà più nessun tipo di violenza, e saranno 1000 anni di pace dove la Chiesa, che è stata trasformata, il loro corpo è diventato trasformato, la Chiesa regnerà col Signore per 1000 anni sulla terra. Quando parliamo di re e sacerdoti non è adesso, adesso noi abbiamo un regno spirituale e un sacerdozio spirituale, ma in quel tempo invece noi regneremo fisicamente sulla terra, non con questo corpo che abbiamo adesso, ma col corpo della trasformazione che il Signore ci darà. Quindi per questo motivo, vedete, il verso 11 dice ancora che bisogna stare attenti, la Chiesa non è stata presa prima, perché il verso 11 dice: poiché dunque tutte queste cose si devono dissolvere, quali non dovete essere voi per santità di condotta e per pietà? Verso 12, mentre attendete e affrettate la venuta del giorno di Dio, in quel giorno, viene ripetuto, gli elementi si dissolveranno, si infiammeranno, si scioglieranno, ma noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra. Che cosa vediamo qui? Che la Chiesa non è stata presa 7 anni prima, ma è lì, sta aspettando e si deve preparare al ritorno del Signore, che è un ritorno che metterà queste situazioni. Marco capitolo 13, dal verso 24, c'è una famosa parabola, anche questa fraintesa, perché si dice che la Chiesa viene presa prima e viene citata proprio questa parabola, ma questa parabola non dice questo, anzi dice diversamente. Matteo 13, dal verso 24. Ma in quei giorni, dopo Matteo 13. Ma in quei giorni, dopo quella tribolazione... No, questo è Matteo 13. Matteo 13. Questo è Matteo 13. No, Matteo 13. Ecco qua. Matteo 13. Egli propose loro un'altra parabola, dicendo: il regno dei cieli è simile a un uomo che aveva seminato buon seme nel suo campo. Ma mentre gli uomini dormivano, venne il suo nemico e seminò le zizzanie in mezzo al grano e se ne andò. Quando l'erba germogliò ed ebbe fatto frutto, allora apparvero anche le zizzanie. E i servi del padrone di casa vennero a dirgli: Signore, non avevi seminato buon seme nel tuo campo? Come mai dunque c'è della zizzania? Egli disse loro: un nemico ha fatto questo. I servi gli dissero: vuoi che andiamo a coglierla? Ma egli rispose: no, affinché cogliendo le zizzanie non sradichiate insieme con esse il grano. Lasciate che tutti e due crescano insieme fino alla mietitura, e al tempo della mietitura dirò ai mietitori: cogliete prima le zizzanie e legatele in fasci per bruciarle, ma il grano raccoglietelo nel mio granaio. Allora il verso 30 dice proprio il contrario di quello che si vuol far credere, che il rapimento significa prendere prima il grano. Ma il verso 30 che cosa dice? Se fosse un rapimento, a questo punto chi dovrebbe essere rapito? Le zizzanie, perché dice: cogliete prima le zizzanie, legatele in fasce. Ma questo è un passo che non è che questa priorità è veramente una cosa di 7 anni, ma invece è la cosa che avverrà negli ultimi tempi. Quindi quando il Signore tornerà, il grano sarà raccolto nei granai e le zizzanie saranno bruciate. Quindi un evento contemporaneo, un evento che porta salvezza ad uni, salvezza sicura ed eterna, ad altri invece porta perdizione per sempre. Allora,
Giovanni capitolo 11, il verso 24, c'è un momento storico e famoso di quando Gesù si presenta davanti alla tomba di Lazzaro e cerca di convincere Maria, insomma sia Marta che Maria, che lui ha il potere di risuscitare il loro fratello, ma vedete Marta come risponde Giovanni 11, 24. Marta gli disse: lo so che risusciterà nella risurrezione, nell'ultimo giorno. Quindi quando è che avverrà la risurrezione? Nell'ultimo giorno, nell'ultimo giorno. Gesù stesso aveva detto anche in Giovanni al capitolo 6 che lui sarebbe tornato nell'ultimo giorno. Quindi quando il Signore torna è l'ultimo giorno, per cui poi non ci sarà più nessuna possibilità. Prima Corinzi capitolo 15, i versi, il verso 52, prima Corinzi 15, 52. Vedete, noi saremo trasformati quando in un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba, perché la tromba squillerà e molti risusciteranno incorruttibili e noi saremo trasformati. Tutto questo è messo l'ultimo giorno, l'ultima tromba. Apocalisse capitolo 20, dal verso 4 fino al verso 6, vediamo un altro aspetto che riguarda sempre la resurrezione. Apocalisse capitolo 20, vidi dei troni, quelli che vi si misero seduti fu dato di giudicare, e vidi le anime di quelli che erano stati decapitati. Per cui c'è una visione e si parla di persone decapitate. Decapitate per quale motivo? Quindi questi erano ebrei? Erano credenti, perché erano stati decapitati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio, e di quelli che non avevano adorato la bestia né la sua immagine e non avevano ricevuto il suo marchio sulla loro fronte, sulla loro mano. Essi tornarono in vita. Quando torneranno in vita? Quando il Signore tornerà, perché sennò ci sarebbero due resurrezioni ancora, no? Per cui tutto avverrà in quel momento. Vedete, non avevano ricevuto il suo marchio e tornarono in vita e regnarono con Cristo per 1000 anni. Verso 5 dice invece: gli altri morti non tornarono in vita prima che i 1000 anni fossero trascorsi. Questa è la prima resurrezione. Beato e santo colui che partecipa alla prima resurrezione. Su di loro non ha potere la morte secondo, ma saranno sacerdoti di Dio e di Cristo e regneranno con lui quei 1000 anni. Quindi comprendiamo il momento: quando il Signore ritornerà ci sarà la resurrezione, la trasformazione. È già avvenuta la grande tribolazione, perché come facciamo a capire che è già avvenuto? Perché questi qui sono stati decapitati sia per la testimonianza sia perché non hanno voluto accettare il marchio della bestia. Quindi tutto questo avviene in un evento che la scrittura fa capire in tutti i punti così evidente. Insomma, non penso ci si vuole tanta fantasia per capire tutto questo. Ora, per entrare un po' più nei particolari per quanto riguarda alcuni segni, possiamo vedere alcune cose che riguarda l'aspetto degli ultimi tempi. Matteo capitolo 24, dal verso 3. Matteo 24 è proprio il trattato di escatologia, no? Matteo 24 spiega un po' tutto quello che verrà, è il Maestro e il Signore. Matteo 24, il verso 3. Mentre Gesù era seduto sul monte degli Ulivi, i discepoli gli si avvicinarono in disparte e avevano una curiosità. Qual era la curiosità? Signore, dicci, uno, quando avverranno queste cose? E come faremo a capire che tu stai tornando? Quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente? Vedete, non sono cose separate, ma sono cose che vanno assieme. Signore, quando avverranno queste cose? Come sarà il segno della tua venuta e della fine della presente? E Gesù, la prima cosa che risponde è: attenzione, perché qui c'è molto che voi ascolterete su questo argomento. Che nessuno vi seduca.
ascolterete tante cose, profezie, film, visioni, film in testa, film reali, ognuno avrà qualcosa da dire, nessuno vi seduca. E abbiamo visto prima la diffusione dello spiritualismo. Oggi esiste nel mondo un uomo che si chiama Cristo Gesù uomo, si chiama Cristo Gesù, un falso profeta, insomma, con delle cose così strane, ma è così, così strano che non fa impressione, per cui è così evidente, non lo chiamerei un falso Cristo, ma proprio, insomma, una persona che pittoresca, un clown, una cosa così, un personaggio. Quelli che fanno paura invece sono quelli che sono nella Chiesa, falsi cristi, con falsi miracoli, con falsi prodigi, questo è quello che fa paura. La seconda cosa, il verso 6, per guardare il contesto mondiale, come sarà diffuso? Questa mattina la Corea del Nord ha continuato a dire: io mando una bomba atomica, io sto per preparare questo. E il mondo sta su degli equilibri molto precari, anche perché molto, molto minerale, rifornimenti, molto materiale sta per terminare. E quando termina quello, poi succedono le guerre. Avete notato, ad esempio, che in alcune zone subito arrivano i liberatori, altre zone invece non arriva mai nessuno. Perché questo? Perché quelle zone non si possono sfruttare, almeno al momento. Per cui dove c'è interesse ci sono subito degli interventi. Quando si è deciso che Gheddafi, ad esempio, non andava più bene, in 448, l'hanno, come anche tutta la primavera araba, non è che parte proprio da un contesto, ma da una mente più grande a livello mondiale, da menti più grandi a livello mondiale. Ma questo ci interessa fino a un certo punto, a noi ci interessa la scrittura, per cui vedremo che ci saranno guerre e rumori di guerre. Stranamente il nostro governo stesso taglia le tasse dappertutto, disoccupazione dappertutto, ma non taglia le tasse agli armamenti, l'Italia e gli armamenti. Che cosa facciamo con gli armamenti noi? No? Basterebbe una piccola nazione che subito ci ridurrebbe in polvere, ma l'Italia compra sottomarini. E adesso ha comprato degli aerei, vedevo al telegiornale di ieri, degli aerei che dicono pure che sono difettosi, insomma, ma si spendono soldi. Quindi si finanziano banche e si comprano armamenti, cose con una grande contraddizione con la crisi e con tutta questa ossessiva tassazione e ricerca e il combattimento dell'evasione che si sta facendo, ma tutto questo poi è annullato da quello che è il finanziamento alle banche e quello che è la corsa all'armamento, che noi non abbiamo questa possibilità, non c'è neanche più il servizio militare di leva, solo volontari. Guardate di non turbarvi, perché bisogna che questo avvenga, ma non sarà ancora la fine, quindi noi queste cose le vedremo, non è che noi ci siamo andati e non le guardiamo, queste cose noi le vedremo. Il verso 7 parla di nazione contro nazione, regno contro regno, e anche questo stiamo vedendo le tante guerre civili. L'anno scorso è stato, parlando proprio dei paesi arabi e della stessa Nigeria, proprio nazione contro nazione, regno contro regno, sia contro altre nazioni, ma anche guerre civili. Oltre a questo, ci sono carestie e terremoti in vari luoghi. Alcune di queste cose, insomma, si dice anche che sono cause, non sappiamo se questa è una bufala o se è vero, ma alcune cose sembrano che siano addirittura provocate con delle armi nucleari. Questo, ripeto, a noi ci interessa poco, quello che è sicuro è che ci stanno i terremoti e le carestie in vari luoghi. Sempre di più vediamo che la povertà aumenta, si diffonde, e ci stanno casi anche in Corea del Nord di cannibalismo addirittura. L'Africa è alla fame, l'India è alla fame, nella stessa America sono cresciuti a dismisura i poveri, ma tutto questo è uno scenario che sempre di più vedremo, e non c'è bisogno che passino chissà quanti anni per vedere questo, perché con l'aumento della popolazione mondiale e con la diminuzione delle risorse di approvvigionamento mondiale, queste cose possono essere velocizzate
E quello che prima bisognava aspettare anni, adesso in mesi può avvenire tutto questo. Il verso 8 dice che tutti questi problemi non sarà altro che il principio dell'inizio dei dolori. Ecco perché la grande tribolazione è una cosa che mai c'è stata e che mai più ci potrà essere, un momento così difficile. Oltre a questo, il verso 9 parla di persecuzione, per cui oggi c'è il controllo e alcuni di questi controlli molte volte sono vantati come traguardi da una chiesa che tante volte non attenta delle cose. Faccio un esempio: la chiesa cinese ha il controllo, lo Stato ha il controllo sulla chiesa cinese ufficiale, poi c'è un'altra chiesa clandestina, sotterranea. Però la chiesa cinese, i pastori devono dire che cosa predicano, non puoi usare, non puoi attaccare alcuni aspetti, devi stare attento a tutto quello che dici, e questo molte volte può essere considerato per alcuni un traguardo, i famosi riconoscimenti, tutto quello che è, da un lato sembra che dia una possibilità, dall'altro lato c'è invece un controllo totale su tutto quello che poi viene fatto. Man mano che andiamo avanti ci sarà un controllo su tutto questo. Ripeto, già in molte nazioni bisogna stare attenti a non predicare contro l'omosessualità. La nostra stessa nazione, vedete, questa nell'insediamento di Obama la settimana scorsa, del presidente americano, c'era un pastore che doveva essere uno di quelli che doveva predicare, ma siccome negli anni scorsi aveva predicato contro l'omosessualità è stato messo da parte. Non ha fatto parte di questo staff, diciamo, di spiritualità che era lì, proprio a causa del suo passato. E una delle condizioni che ha dovuto dichiarare Obama, se l'avete ascoltato in televisione, è: siamo per i diritti degli omosessuali. È stato richiesto, non è stata una cosa a caso, ma è stata una cosa detta a proposito. Per cui questo anche, mentre dà libertà in alcuni ambienti, restringe altri. Per cui quando un presidente d'America dice è così, poi un predicatore che dice il contrario logicamente sarà perseguitato. E quindi già questo avviene in alcuni paesi e sarà sempre più diffuso. Per cui ecco, il controllo di tutto significherà anche questo: dammi la predica che devi fare, così devo sapere che cosa tu devi dire, e questo non lo puoi dire, se lo dici ci sono delle conseguenze. Ma la gente stessa si sta educando a reagire. Se avete notato, anche in qualche matrimonio che abbiamo celebrato, qualcuno si è alzato e se n'è andato quando ho dovuto citare che noi siamo per il matrimonio fra l'uomo e la donna. Insomma, qualcuno si è disturbato e è andato via. In un'occasione è successo questo. Per cui verso 10 parla anche che molti si svieranno, quindi un'apostasia, e l'aumento dei tradimenti nelle chiese, l'aumento dei tradimenti nelle famiglie, per cui parla di genitori che tradiscono i figli che tradiscono i genitori, la chiesa stessa passerà questo, per cui molti si svieranno. Chi è che si svia? Uno che prima era avviato, no? Quindi uno che nella fede, il credente, si svia. E chi è che tradisce chi era fedele, chi è che si odia chi amava, per cui sono sentimenti che cambiano, che mutano in un modo così veloce che vanno all'opposto. In più, in questo clima così difficile, per cui noi dobbiamo anche abituarci a questo, e chiunque vuole servire Dio deve prepararsi a tutto questo, deve avere una formazione maggiore di quella che è stata anche nei padri della Chiesa, perché sarà sempre più difficile predicare il Vangelo, essere parte di una famiglia spirituale unita, perché le profezie non dicono inutilmente questo se è scritto, perché purtroppo questo avviene. Se non vigiliamo sulla nostra vita ci troveremo in queste condizioni. Per cui mentre la Chiesa si raffredderà, avrà successo una parte miracolistica, per cui molta gente seguirà profezie e miracoli.
profezie e miracoli, tutto questo a discapito della parola di Dio, si seguirà una via alternativa, miracolismo e profezie, quello che Paolo gli fu proposto, darci sapienza profetica e darci miracoli. Lui disse: non vi do né quello, ma predico Cristo e Cristo crocifisso, quindi rimanere invece fondati sulla predicazione della croce sarà più difficile. L'iniquità aumenterà e l'amore del più si raffredderà. Questa è una situazione che più ci riguarda, perché riguarda la Chiesa. Poi il verso 13 dice che la chiave del successo è la perseveranza, ma non è soltanto la perseveranza nella fede, fratelli, ma è la perseveranza in tutte le cose che abbiamo detto fino adesso: perseveranza nella scrittura, perseveranza nel sacrificio, perseveranza nel sopportare qualunque tipo di attacco alla nostra vita, perseveranza di superare qualsiasi problema nella comunità, non scandalizzarsi di niente, di nessuno, ma proseguire nella fede, avere sempre fiducia nel Signore, custodire il proprio cuore quando vediamo che l'amore per Dio si raffredda, l'amore per la Chiesa si raffredda, l'amore per le anime si raffredda, di stare attenti, guardare nella nostra vita affinché possiamo evitare tutto questo. Ma poi il verso 14 dice che avverrà questo prima del ritorno di Gesù, che in qualche modo, in mezzo a tanti problemi e a tante difficoltà, comunque l'Evangelo del Regno sarà predicato a tutte le genti. Il Signore metterà in piedi comunque, e crediamo in questo soprattutto, in una ondata di giovani consacrati al Signore, di giovani che si consacreranno al Signore e non faranno conto della loro vita, ma predicheranno il Vangelo e lo faranno con tutto il cuore, perché ci sarà bisogno di forze, di capacità, di conoscenza di lingue, di tante, perché il Vangelo sarà predicato in tutto il mondo. Quindi il coraggio di andare dove mai si è andato, tribù che mai hanno ricevuto il Vangelo dovranno ricevere il Vangelo, e tutto questo attraverso una velocizzazione. Ecco, c'è il passo che la conoscenza aumenterà, nel senso che dobbiamo pregare e preparare e disporci affinché veramente una generazione di gente consacrata possa mettere questo come priorità della loro vita: predicare il Vangelo. Non c'è nessun'altra cosa nelle attività prioritarie a questa, ma quello che noi siamo chiamati a fare è predicare il Vangelo. Poi sicuramente l'area personale, l'adorazione, la preghiera, questa cosa personale, ma il servizio esterno è la predicazione del Vangelo, e più di altre cose che invece stanno sviluppandosi in una parte di credenti, quale quella del divertimento, ricreazione, il sociale, tutto quello che, ripeto, in qualche modo potrebbe servire se fosse indirizzato all'evangelizzazione, ma molte cose saranno una sostituzione, e non tanto per fare del bene alle persone, ma per placare le coscienze o la sete di attivismo che molte volte noi possiamo avere nella nostra vita. Questa realtà invece rimane prioritaria. Dio susciterà, come la parola dice: spanderò il mio spirito sui giovani, sulle giovani, i vecchi saranno capaci di dare parole di sapienza e di avere fiducia, ricongiungerà il cuore dei figli verso i padri e dei padri verso i figli, per cui le generazioni saranno strette, non saranno spaccate, non avranno nessun tipo di divisione le generazioni spirituali, sto parlando, non generazione di persone che vogliono fare un po' di testa propria, ma quelli spirituali saranno ricongiunti e giunti, uniti, affinché possano portare il Vangelo dove mai è stato portato, e così ci sarà una effusione di Spirito Santo che farà arrabbiare i demoni, e ci sarà quello che è chiamato il conflitto finale. In tutto questo poi vedrete l'abominazione della desolazione, perché una delle cose che avverrà è questa. Tessalonicesi poi spiegherà questo, non abbiamo tanto tempo per continuare a parlare su dei soggetti, però questo voglio dirvelo: sarà finalmente costruito, finalmente, non so se posso usare questa parola, sarà di nuovo ricostruito il Tempio, dove adesso c'è la moschea di Omar, che è nelle mani degli arabi attualmente, infatti Gerusalemme adesso è dominata da arabi, e dove c'era prima il Tempio adesso c'è una moschea
chiamata la moschea di Omar, anzi ce ne sono due, ce n'è anche un'altra appena, appena dopo, e avverrà che attraverso, non sappiamo cosa avverrà, un attentato improvviso, comunque il tempio, le moschee cadranno e in 3 giorni, qualcuno ha detto che c'è un tempio già prefabbricato che ci vorrà 3 giorni per metterlo in piedi, in solo 3 giorni loro rifaranno questo tempio, fraintendendo le parole di Gesù, che in 3 giorni lui è risuscitato perché lui è il nostro tempio, ma loro faranno questa cosa e ci sarà questo tempio. Poi in Tessalonicesi parla dell'anticristo e dice egli entrerà nel tempio e che cosa dirà? Dirà io sono Dio. Questa è l'abominazione della desolazione scritta in Daniele, riportata da Gesù e scritta in Tessalonicesi, dove l'anticristo farà questo passaggio, si siederà nel tempio. Questa è una cosa ad esempio che già è avvenuta, qualcuno l'ha fatto, ad esempio Erode, vi ricordate Erode? A un certo punto mentre lui adingava il popolo è scritto, a un certo punto gli uscì questa parola, voce di un Dio e non di un uomo. In quel momento stesso fu colpito dai vermi che lo divoravano e quindi morì all'istante con una morte atroce, mangiato dai vermi, perché questo è stato nell'indole dell'anticristo. Quindi questo è quello che avverrà. Ora, grazie a Dio, in mezzo a tanti problemi e tanto dolore, il Signore dice a causa degli eletti, quei giorni saranno abbreviati. Ecco, anche qui, chi può dire il giorno e l'ora se Dio ha detto io abbrevio i giorni? Perché qualcuno ha detto io ho fatto il calcolo, ma non ha fatto i calcoli con Dio, perché a questo punto Dio dice tu hai fatto i calcoli, io abbrevio i giorni. Che cosa te ne fai dei calcoli che hai fatto? Perché il tempo è nelle mani di Dio, egli è l'Eterno. A causa degli eletti i tempi saranno abbreviati. Quindi chiunque ha studiato rimette i libri a posto perché Dio è lui il padrone del tempo. Ma di quando l'abbrevia? Di un giorno, una settimana, un mese, un anno, 10 anni? Non sappiamo, ma quello che sappiamo è che Dio abbrevia i tempi. Questo lo dice la parola di Dio nel verso 22. Se quei giorni non fossero stati abbreviati, nessuno scamperebbe, ma a motivo di quegli eletti, quei giorni saranno abbreviati. Quindi Dio si riserva alla sua grazia e alla sua misericordia quando dire basta. Al momento in cui Dio ha deciso basta, allora i cieli che adesso custodiscono il Figlio di Dio si apriranno, una tromba suonerà, un potente ordine, il grido d'arcangelo e il Signore scenderà dal cielo e noi saremo finalmente trasformati e saremo sempre col Signore. Poi scenderemo sulla terra e dalla fedeltà che noi abbiamo dato, se siamo fedeli, siamo stati fedeli, Dio ci dirà tu che sei stato fedele in poca cosa, io ti darò molte cose. Allora tu che sei stato fedele regnerai su 10 città, ognuno di noi avrà un compito da parte di Dio, nessuno rimarrà disoccupato, nessuno sarà disoccupato, ma ognuno di noi saremo re e sacerdoti e regneremo con Cristo per 1000 anni. Per concludere, voi pensate che dopo 1000 anni che il mondo ha visto Gesù sulla terra e questi esseri extraterrestri, quali saremo noi, no? Saremo trasformati, giudicheremo anche gli angeli addirittura, voi pensate che il mondo dirà va bene, meglio di questo non si può stare? Invece dopo quei 1000 anni Satana sarà sciolto, egli andrà di nuovo, sedurrà le nazioni, ci sarà una grande guerra finale e in quel momento il Signore stesso prenderà Satana, lo getterà nello stagno di fuoco e lì poi ci sarà il giudizio definitivo. E mentre tutto quello che è stato insomma finirà, la morte stessa che sarà l'ultimo nemico per cui durante 1000 anni si morirà ancora, la morte solo dopo i 1000 anni sarà gettata nello stagno di fuoco anche essa e dopo quei 1000 anni la Bibbia dice che scenderà dal cielo la nuova Gerusalemme e Dio stesso sarà con noi, abiteremo col Signore. Abiteremo col Signore. Come sarà? Non me lo chiedete perché è una cosa che nessuno lo può dire. Se qualcuno dice che sa pure questo, cacciatelo fuori perché non sa niente, perché molta gente si vanta di tante cose. Come avete visto, abbiamo citato solo passi biblici e abbiamo assieme fatto delle conclusioni.
che il Signore ci aiuti. Ripeto, su queste cose, fratelli cari, state attenti, siate cauti, non argomentate, non prendete un libro, un altro libro, rimanete sulla parola del Signore. Se qualcuno ha necessità di chiarire qualcosa, visto che l'argomento è delicato e tutto, può venire al mio ufficio, fare un appuntamento, parliamo assieme, possiamo approfondire il tema con la scrittura. Non mi portare libri, perché non ho il tempo di leggere. Portate solo la scrittura. Se qualcuno ha un pensiero diverso, porti la scrittura e sicuramente ci mettiamo d'accordo. Se portate i libri, difficilmente ci mettiamo d'accordo. Se mi portate qualche DVD, neanche ci mettiamo d'accordo. Se mi portate qualche CD, neanche ci mettiamo d'accordo. Ma se veniamo con la parola di Dio, sicuramente noi troveremo un accordo. Amen. Vogliamo alzarci in piedi allora, pregare il Signore che ci dia grazia di non solo di comprendere, ma di dire: Signore, aiutami a fortificare la vita mia, perché sì, queste cose mi fanno anche una certa impressione, però Signore, alla fine la cosa più importante non è la grande tribolazione, non è l'anticristo, la cosa più importante è che io ti vedrò. Alleluia. E su questo, Signore, io voglio vivere la vita mia, prepararmi all'incontro con te. Tutto il resto, Signore, mi riguarderà fino a un certo punto. Io voglio prepararmi all'incontro con te, per quello che significherà per me e per i miei fratelli, Signore. Noi ti vogliamo vedere come tu sei. Vogliamo essere trasformati da te, Signore. E soprattutto vogliamo stare sempre con te, Signore. Alleluia, che cosa meravigliosa, Signore. Sì, sarà anche entusiasmante vivere e regnare per 1000 anni sulla terra con te, Signore, come sacerdote e re, ma la cosa preziosa è quando noi abiteremo con te, Signore. Non ci sarà più morte né dolore, ogni lacrima sarà asciugata. Alleluia. Vivremo, Signore, per l'eternità. Gloria al tuo nome. Alleluia. Ma adesso, Signore, aiutaci a guardare dentro di noi per vedere la condizione della nostra vita, per capire, Signore, tutte queste realtà belle e brutte, Signore, in che modo ci riguardano. Ci sono delle cose per le quali noi non possiamo fare nulla. Non possiamo fare nulla contro i terremoti, contro le guerre, le pestilenze, ma possiamo fare molto affinché il nostro amore non venga meno. Possiamo fare molto affinché noi non ci tradiamo e non ci odiamo a vicenda. Possiamo fare molto, Signore, per essere perseveranti. Possiamo fare molto per l'evangelizzazione del mondo, Signore. Aiutaci a impegnarci su quello che possiamo fare, ma soprattutto su quello che dobbiamo fare in accordo alla Tua volontà, perché su quelle cose ci sarà l'unzione. Le opere morte non produrranno nulla, solo stanchezza. Soltanto vanità, soltanto orgoglio, soltanto miseria, ma le opere unte dallo Spirito porteranno frutto alla tua gloria. Preghiamo, Signore, affinché tu possa mettere in piedi una generazione di giovani di fuoco, Signore, con tante abilità e capacità, Signore, con una conoscenza che mai c'è stata, oh Signore, ma una conoscenza spirituale, oh Signore. E anche, Signore, a quelli più grandi che abbiano sapienza per poter guardare i giovani con incoraggiamento, con la benedizione, dando sapienza a colui che è vecchio e forza a colui che è giovane, e tu spanderai di nuovo il tuo spirito su ogni carne. Alleluia. I giovani profetizzeranno, alleluia, i vecchi avranno visioni, sogneranno ancora, alleluia, di vedere la tua gloria manifestata. Benedetto sia il tuo nome, spandi il tuo spirito stasera sulle nostre vite, fortifica i nostri cuori, oh Signore, mentre stiamo davanti a te, alleluia, mentre ti adoriamo, agnello di Dio, alleluia, sei venuto come un agnello, ma tornerai come il leone della tribù di Giuda, alleluia, tutto il mondo ti conoscerà, ogni ginocchio si piegherà e ogni lingua confesserà che Gesù è il Signore, alleluia. Non sarà nel segreto, non sarà una cosa nascosta, ma Signore è una cosa potente che ogni occhio vedrà, alleluia, tutti ascolteranno e stupiranno di questo, Signore, alleluia.
Alleluia, ecco perché noi vogliamo vegliare e pregare affinché quel giorno non ci prenda di sorpresa, Signore. O vogliamo essere liberati da ogni peccato, da ogni vizio, da ogni stravizio, come la tua parola dice, di stare attenti a vedere nella nostra vita, non tollerare nulla di quello che è peccato, ad avere odio per il peccato e prepararci, Signore, con vesti bianche, Signore, a quello che è il tuo ritorno. Alleluia, avere una forza e un coraggio, Signore, che forse adesso non ci appartengono, ma che sarà necessario, perché la tua parola dice che chi deve andare in prigione andrà in prigione, chi dovrà morire di spada morirà di spada, Signore, ma gloria al tuo nome per quanti saranno perseveranti. Alleluia, sino alla fine, sii fedele sino alla morte. Alleluia, io ti darò la corona. Benedetto il tuo nome, Signore. Alleluia, benedetto il tuo nome, Signore. Alleluia. Oh, gloria, gloria, gloria all'agnello di Dio. Possiamo adorare il Signore con dei canti, con preghiere. Alleluia. Vogliamo chiedere forza al Signore, intelligenza. Alleluia. Oh, gloria al tuo nome, Gesù. Oh, gloria al tuo nome. Spandi il tuo spirito su ogni carne in accordo alla tua parola, Signore. Spandi il tuo spirito, Signore. Spandi il tuo spirito, spandi il tuo spirito. Fortifica la Chiesa. Alleluia, Signore, alleluia. Oh, Signore, preparati per quel giorno glorioso. Alleluia. I cieli che ti custodiscono saranno squalciati. Alleluia, una tromba potente suonerà, un arcangelo griderà, ma un potente ordine. Alleluia, ci radunerà nella tua presenza. Alleluia, regneremo con te, Signore. Sacerdoti e re, sacerdoti e re. Alleluia. Oh, gloria al tuo nome.